Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo di tre esercizi sul front lever che nessuno vi dice. In tutti i video che vediamo su YouTube, meno male, sul tutorial del front lever, spiegano più o meno sempre gli stessi esercizi, quindi dinamici come front lever pull up, isometrie come front lever in isometria, o magari qualche altra variante piccolina tipo front lever raises, che è comunque sempre un dinamico. Io invece oggi vi spiegherò, anzi vi farò vedere tre esercizi, come detto prima, sul front lever, che magari non tutti utilizzano perché alcuni non sono d'accordo, altri magari non gli piacciono, però secondo me questi tre esercizi inseriti in una scheda adeguata potrebbero farvi migliorare in modo esponenziale. Allora, questi esercizi sono praticamente il front lever touch, il front lever con loop e il bent front lever. Sono tre. Andiamoli subito a vedere. Il front lever touch, voi sicuramente direte: ma come faccio a fare il front lever touch senza che ho il front lever full? Ovviamente esistono varie esecuzioni del front lever touch. C'è quello in advance, quello in one leg, quello in straddle, half lay straddle e così via. E infine c'è il full. Ovviamente per chi ha già un buon front lever advance, per passare appunto dall'advance alla propedeutica successiva, questo può essere molto utile per rafforzare tutta la parte della spalla e del dorsale. Voi sicuramente direte: ma per passare dall'advance all'half lay straddle mi serve la mobilità dell'anca. E infatti là non va più ad essere utile il front lever o le sue varianti, ma proprio lo stretching. Quindi, come abbiamo appena visto, il front lever touch, questo è per chi ha già un buon advance, può fare questa esecuzione e sicuramente sarà molto utile per voi. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, those that exist. Abbiamo appena visto il front lever con loop, ovviamente io l'ho fatto in full, però voi fatelo in base al vostro livello. Anche in tacco va bene, riuscite a metterla dove c'è il lombare. Questo qua è un ottimo esercizio perché secondo me va a far capire il movimento esatto del front lever. Molti di voi saranno in contrasto con questa cosa perché molti pensano che le loop band non servano tanto nelle skill e non sono d'accordo con questa tecnica di allenamento. Però secondo me, se usate nel giusto modo e messe in una giusta scheda, come ho detto prima, vanno sicuramente a rendervi più facile l'esecuzione del front lever. Quindi, ad esempio, se voi avete un front lever straddle e non riuscite ad arrivare in front lever full, esempio, potete usare una loop band di ovviamente un grado minimo, quella più fina possibile, per provare il front lever e farlo in full. Per ultimo, ma non meno importante, c'è il bent front lever. Sono sicuro che questo esercizio non lo userà quasi nessuno, però secondo me potrebbe essere utile. Può essere utile non solo nelle prime esecuzioni, quindi front lever tuck e front lever advance, ma può essere utile anche nel front lever straddle o full, perché appunto, essendo che riduci molto la leva perché sei in bent, quindi sei così e non sei in questo modo, riduci di molto la leva e di conseguenza farai il tuo front lever full, solo che è in bent. E quindi in un workout è molto utile questo esercizio perché vai a variare praticamente l'allenamento, perché posso fare sempre i soliti esercizi: front lever isometria, front lever raises, front lever pull up, sempre i soliti. Così almeno vai a variare e di conseguenza possiamo dire che anche non ti annoi, che molti sottovalutano questa parte, ma non annoiarsi in allenamento è fondamentale, perché resti sempre concentrato su quella cosa là. Vi ringrazio per aver visto questo video, questa è la fine. Spero che questi consigli vi possano rendere più facile l'allenamento e lo sviluppo di una scheda. E niente, mettetemi mi piace come sempre, commentate, iscrivetevi e se volete condividete anche il video con i vostri amici. Alla prossima!